Due domande. Uno, la più semplice del mondo e anche la più scontata: quanto ti manca il gol dato che non arriva da Catania-Napoli? E la seconda, se è una responsabilità molto ma molto pesante adesso avere tutto l'attacco sulle tue spalle con la partenza di Maxi, compreso il Cesualdo che però, adesso tu diventi il titolare inamovibile. No, prima il gol lo cerco e lo bisogno anche perché è un po' per la fiducia, per aiutare più la squadra che adesso manca un po' di fare gol. E l'altro, siamo una squadra di 11 giocatori più tutti gli altri che non giocano, e quindi la responsabilità credo che è di tutti, no, non solo mia. Montella proprio sabato ha detto che Gonzalo fa un grande lavoro, va su tutti i pallori e poi gli manca un pizzico di lucidità davanti alla porta. Credo che sia questo il problema. Sì, per volta mi faccio la domanda così, perché per aiutare alla squadra, come sempre l'ho fatto, magari mi manca un po' di lucidità e devo cercare di equilibrare quello. Mister, che consigli di andarlo, dove lui comunque lo sappiamo sempre? No, mi ha parlato, mi fa bene perché io mi sento giocando dentro di tutto bene. Mi manca, sì, lo più importante è fare il gol, no? E spero che arrivi pronto. Come ti hai preparato questa sfida contro il Parma? Che difficoltà che ci possono essere rispetto a una squadra che è affrontata da poco, un mese fa? Sì, abbiamo avuto dei problemi nella prima partita con il Parma. Dobbiamo cercare di segnare prima e dopo di fare il nostro gioco, che qui in casa siamo forti, no? Quale modulo preferisci, dal 5-2 o 4-3-3? Che sembri più una prima punta, una seconda punta o un esterno? Per me non cambia tanto. Dobbiamo tutti abituarsi al sistema che il mister mette in campo. E dopo io mi sento una punta che posso fare il lavoro tanto per fuori che per dentro, credo. Non lo so, magari lo sento così. No, è un'arma importante fare gol di calcio fermo. Dopo, sì, è vero che dobbiamo, credo che le giocate di gol stanno, dobbiamo essere più concreti nell'ultimo passaggio, nella definizione, no? No, parliamo ancora. Un po' di tranquillità, perché immagino che lui sta un po', non so se nervoso, però aspettando questo gran passo che spero se le dé per lui, perché credo che puoi fare bene anche in Milano. Senti, la partenza di Maxi cosa rappresenta per te? Ti senti titolare inamovibile adesso, visto che ci sei solo tu aspettando un suaggio, oppure sei contento perché è partito e avete perso un valore importante? No, prima non mi sento titolare perché sempre deve mostrare in campo che stai per giocare, che anche Davide si sta mettendo bene in gruppo è un gran giocatore e sì, sicuramente che Maxi mancherà perché è un gran giocatore.